Eccoci qua in diretta. Buonasera a tutti, Buonasera a tutti. buonasera. Eccoci Buonasera. qua. Questi sono cicli di dirette organizzate in collaborazione con varie associazioni e professionisti di varie tematiche. Questo ciclo di diretta andrà ad accrescere un progetto sociale per dare valore al talento che si chiama Progetto Basta, nato da una collaborazione con Maria Letizia e Bruno Marferro. A tal proposito, passo subito la parola a Bruno e a Pasquale per iniziare a salutare e presentare questa diretta. Allora, Benvenute le persone. comincio io che sono, come dicevamo, a Baia Verde, in una zona simbolo del riscatto dei territori dalla malavita. Questa è la rotonda di Baia Verde, dove nel corso degli anni passati sono stati assassinati dalla camorra Mimmo Noviello, e qui c'è l'olivo che è stato piantato in suo ricordo sul luogo dove è stato assassinato. Più avanti, adesso mi sposto, c'è il monumento a lui dedicato, la stele messa dalle autorità che è qua attraverso la strada, e mi avvicino alla stele. Di fronte alla stele, dall'altro angolo della rotonda, la stele. Dall'altro lato della rotonda, dall'altro angolo, c'è adesso l'immobiliaria dove c'era una sala giochi dove fu assassinato un altro personaggio probabilmente un po' ambiguo, poi Mimmo, poi Paolo Miggiano forse ci dirà di più, Antonio Celiento. E adesso mi sposto sul luogo che potrebbe essere proprio il simbolo della rinascita di questi luoghi, è il luogo dove a novembre del 2008 ci fu il concerto in ricordo della strage di San Gennaro, i ghanesi uccisi a Ischitella, e dove cantò per l'ultima volta Miriam Makeba, Mama Africa. È un po' più lontano, mi sto spostando, lo faccio vedere da lontano, e poi entrerò nel bar dove mi accomoderò e dove c'è Luigi Ferrucci ad aspettarci. Credo che si veda in lontananza il monumento a Miriam Makeba. Pasquale, adesso do a te la parola per presentare gli ospiti. Sì, buonasera, saluto tutti, con alcuni di voi ci conosciamo bene. Voglio esordire dicendovi soltanto che in quel luogo dove si trova Bruno Maffei io passo le estati, a Castel Volturno, dove organizziamo gli eventi delle piazze dei saperi e dei colori. Questa sera l'iniziativa ha un carattere particolare perché mette insieme e fa confrontare due buone pratiche di lotta per il riscatto sociale e civile per la legalità democratica, Ercolano e Casal di Principe e Baia Verde e Castel Volturno. La modalità di mettere insieme due libri non è mia, vi devo dire subito, è una idea che l'estate scorsa ci ha suggerito Bruno Marfè, perché già è tanto presentare un libro. Bruno, con la sua esperienza nella casina pompeiana, ha detto: mettiamo i libri a dialogare con l'uomo. Per cui stasera presentiamo il libro scritto e curato da Nino Daniele e altri colleghi sul tema Ercolano, una storia anti-racket, e ringrazio Nino che stasera è con noi, anzi è il secondo evento, Nino, che facciamo, e quindi ci ritroviamo come reduci e combattenti, ed è bello questo. E poi abbiamo Paolo Miggiano che ci parlerà, interverrà e discuterà con noi dell'altro casalese, appunto, la figura di Mimmo Noviello, una delle figure simbolo, vittime delle lotte per la legalità. Poi c'è con noi Renato Natale, qui faccio soltanto un rapido richiamo: in questo periodo ci sono gli eventi che ricordano un'altra figura,
importante, Don Peppe Diana, che è stato ammazzato, ricorderete, 27 anni fa sull'altare della sua chiesa. Ecco, questi sono i simboli, le figure, i protagonisti che rappresentano però una fase di riscatto e di movimento per rispondere a quello che era lo strapotere della criminalità e della camorra nelle nostre terre. Ed è bello poter ascoltare qui, grazie a Mirko Scalzo e ai giovani dei talenti del Nord, che, perché questa iniziativa verrà seguita in tutta Italia, e come gli altri due eventi che abbiamo fatto in precedenza da migliaia di persone sulla pagina Facebook di Bruno Maffè, ed è bello poter confrontarsi, discutere e dare questo segnale dal Mezzogiorno, che in qualche modo vede queste due aree a confrontarsi. Anzi, a proposito, Nino, ho sentito in questi giorni a Torre Annunziata, a Castellammare di Stabia, degli eventi in cui la camorra sa ancora parlare di sé, di questo volto terribile. Magari è interessante verificare con te come sta la situazione, così come ci dirà Renato Natale. Saluto Renato, siamo due giovani di una generazione un po' diversa, anche perché Renato ha avuto in questi mesi un'esperienza purtroppo terribile dalla quale è fuoriuscito e che quindi sta ritrovando, spero, la grinta per portare avanti il suo lavoro alla direzione del comune di Casal di Principe, per fare in modo che i casalesi siano cittadini come ognuno di noi lo è della propria città e non vengano identificati con dei marchi impossibili che io non tollero e che non considero debbano essere ripresi qui. Ecco, mi fermo qui, io non so, Bruno Maffè con voi tutti ha concordato le modalità per intervenire. Di solito noi, come Piazza del Sapere, organizziamo gli incontri dando prima la parola alle persone che si presuppone hanno letto, hanno conosciuto i libri, possono intervenire in materia, ma se vogliamo adottare un'altra modalità lo chiedo a Bruno, possiamo utilizzare sia l'una che l'altra. E stando però attenti ognuno di noi, e adesso io già qui mi fermo, che nelle dirette il tempo che impieghiamo ognuno di noi deve consentire a tutti gli altri di poter intervenire. Ve lo dico perché sono reduce, adesso ho fatto una diretta con alcuni giovani, il forum dei giovani di Caserta, ci sono state due relazioni di tre quarti d'ora ciascuno, mi sono scappato e dopodiché sono venuto qui con voi. Bruno, dimmi tu come vogliamo procedere, presenti sì. Tu gli interventi mano a mano. Io non ho fatto la presentazione di tutti, ho fatto solo la presentazione dei libri di alcuni protagonisti, poi è opportuno che presenti tu o lo faccio io, come ritieni. Allora, io adesso mi sono seduto qui nella saletta letteraria del bar La Piazzetta e ho trovato un ospite, un amico che ci è venuto a trovare, Lino Vairetti, ex leader, cioè leader degli Osanna, dei nuovi Osanna, il gruppo rock progressivo degli anni 70, che ieri sera è stato protagonista su una radio di Cava dei Tirreni, ed è proprio da questa interrelazione di ieri sera è nata l'idea di venirci a trovare. Nel frattempo mi ha inviato un messaggio la figlia di Mimmo Novillo, adesso provo a mandarlo. Aspetta, Bruno. No, aspetta, perché si sono confusi. Buon pomeriggio a tutti. Sono Mimma Novillo, la figlia di Domenico Novillo. Consentitemi, prima di ogni cosa, di ringraziare chi ha organizzato questo evento e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. È per noi molto molto importante. Stiamo attraversando un periodo storico molto difficile, critico per tanti aspetti. Uno dei tanti che ci ha appesantito ulteriormente è stato quello di non poter fisicamente stare tra la gente per parlare di nostro padre, di non poter divulgare il libro scritto in memoria di nostro padre.
purtroppo. Però ecco qua. Ecco qua che si rinnovano le possibilità e si rinnova la speranza. Il nostro messaggio è questo. Non dobbiamo dimenticare. Non, finché avrò vita, io parlerò di mio padre, affinché non succeda più, affinché ci arrivi la piena consapevolezza e volontà che ciò che è successo a mio padre non accada più a nessuno. È questo su cui insisto oggi più che mai, soprattutto alla luce di tutti questi eventi spiacevoli che ci stanno attraversando. Io vi chiedo scusa per l'emozione, vi chiedo scusa per non esserci in presenza, purtroppo, e vi ringrazio e vi abbraccio profondamente tutti. Grazie. Bene, il solito messaggio mio, Paolo, molto commovente sempre di Mimma. Mirko, direi di prima di presentare tutti quanti di nuovo, di ripartire con quel video che avevamo deciso di inviare come primo, giusto? Esatto, ecco qui. E poi da quello prendiamo il via per la discussione. Maria Gabriella leggerà. Firma Setola Giuseppe, il killer del clan dei Casalesi, evaso 6 mesi fa, data d'inizio della guerra di Camorra, omicidi, stragi, quella di Castelvolturno, ancora vittime. Dalla latitanza affiora uno scritto. Allora, prima cosa vi chiedo di pubblicare questa lettera, dato che in questo periodo sono state scritte tante cose orribili sul mio conto. Sono stato accusato di molti delitti, senza mai un accenno alle gravi condizioni di salute in cui purtroppo mi trovo da diversi anni. Tanto a conferma della grave condizione in cui vivo da anni, come se fosse sempre buio e con la paura costante di non poter vedere più la faccia di mia figlia, che non mi avrebbero permesso, sfido chiunque non vede come me, di commettere i gravi delitti che mi vengono ogni giorno accusati attraverso la stampa. Setola quasi cieco, come attestano queste carte. Perdita totale della vista all'occhio sinistro, perdita progressiva al destro. Ecco le perizie mediche su Setola durante la detenzione, referti firmati da oculisti, luminari a Monza, Pisa, Napoli. Per queste diagnosi Setola è uscito dal carcere duro, è finito ai domiciliari per curarsi in un centro specializzato a Pavia, da dove è fuggito lo... Paolo, noi di questo argomento sui colletti bianchi l'abbiamo affrontato più volte. Il problema dell'evasione di Setola nasce proprio da questa convivenza fra stato colletti bianchi e malavita. Che cosa mi dici in più? Ah, in più dico che è come se fosse sempre buio. Il problema è che il buio lo vede Mimmo Noviello e i suoi figli, non Giuseppe Setola. Dico che la forza delle mafie è sempre fuori dalle mafie. Mimmo Noviello è stato ucciso perché un oculista affermato ha prestato la sua penna a un referto falso per Giuseppe Setola e con lui anche un certo avvocato di Casagiove che faceva il suo mestiere di avvocato, ma il problema è che non faceva solo l'avvocato, ma faceva il portaordini di Setola e fu lui, Gerry Casella, che portò il messaggio: affronterei 50.000 euro per redigere quel referto. Questo dico questo e non è la prima volta che accade. E la forza della mafia, come dicevo, è sempre fuori dalla mafia, anche in aspetti che noi trascuriamo. Non c'è bisogno di redigere un referto falso, ma è sufficiente comprarsi un grammo di cocaina. È sufficiente comprarsi una sigaretta di erba per consentire alle mafie di
progredire e di accumulare denaro. Bene, detto questo, io vorrei ringraziare Mimma per quello che ha detto. Mimma è una persona straordinaria. Io ho avuto il piacere di diventarci amico e di condividere con lei anche certi momenti difficili. Se ci fate caso, Mimma ha sottolineato un aspetto. Ha sottolineato l'aspetto della difficoltà di comunicare il libro che è stato scritto su suo padre. Bene, io qui lo devo dire e mi assumo tutta la responsabilità di dirlo. C'è qualche struttura finanziata con soldi pubblici che acquista e divulga tanti libri. Questo libro non lo ha divulgato, non lo ha mandato agli altri familiari delle vittime, nonostante che Mimma abbia scritto numerose lettere, persino al presidente della regione Campania. Ci sarà un motivo, probabilmente il motivo è l'autore del libro, ma io non ho fatto altro che restituire dignità a un uomo la cui dignità gli veniva restituita annualmente, grazie a Luigi Ferrucci, grazie a Tano Grasso, che giustamente, non possono mica commemorare tutti i giorni Mimmo Noviello, lo fanno una volta l'anno. Ecco, il libro era l'occasione, e l'abbiamo scritto per questo, con i figli di Mimmo, proprio per far sì che l'identità di Mimmo circolasse tutti i giorni, il più possibile. Certo, non possiamo andare a dormire con il libro di Mimmo Noviello sotto al cuscino. Ecco, ma anche di questo dobbiamo parlare, perché ci sono anche modi e modi di affrontare i temi delle vittime della criminalità. Mi fermo qui per consentire agli altri poi di esprimere il loro punto di vista sulle questioni. Grazie. Adesso direi che di leggere, Maria Gabriella, la pagina che abbiamo concordato del libro di Nino Daniele, da cui poi partiamo per la discussione. Sei pronta, Maria? Senz'altro. Sul momento non avevo capito nulla. Mi erano sembrati scoppi di petardi. Mi sono affacciato dal balcone del mio ufficio quella mattina, perché le donne della mia segreteria, Jenny e Giulia, urlavano come ossesse. Gli occhi di Mario, responsabile del cerimoniale, grigio azzurri e sempre lontani come il firmamento, più vitreo pietrificati del solito, come gli accade quando va in agitazione. Circostanza curiosa per dei normali botti. Davanti al bar che affaccia sul marciapiede di fronte al portone del comune, c'era stato un agguato. Il corpo di un ragazzo giaceva per terra, con la testa fracassata dai proiettili. Il ragazzo sopravviverà miracolosamente. Gli hanno conservato una parte del cranio cucita all'interno del corpo per poi riattaccargliela quando le condizioni fisiche lo permetteranno. Oggi è su una sedia a rotelle, scosso dai tremiti come se avesse frequentemente il singhiozzo. Non c'entrava nulla. Pare che il vero destinatario dell'agguato si fosse fatto scudo di quel corpo. Mi risedetti sulla mia sedia di sindaco, come un sacco floscio, svuotato. Non sapevo che fare. Nino, in effetti, poi hai saputo cosa fare dopo questo episodio. Raccontaci un attimo qualcosa. Innanzitutto devo dire che il modo come ha letto la pagina Maria Gabriella adesso mi ha riportato a quel giorno, a quel momento, quindi sono abbastanza emozionato, diciamo, abbastanza scosso, che mi ha fatto proprio rivivere quei momenti, devo dire. Beh, grazie, è stata bravissima. Vi saluto tutti, vi ringrazio tutti, ci sentiamo con molti di voi costantemente, però è dopo molto tempo che dialogo di nuovo con Renato Natale, e quindi vorrei anche pubblicamente, attraverso questo strumento, inviargli un saluto particolare.
lui è per noi tutti, è stato per me anche in quegli anni un'ispirazione, cioè quello che allora non sapevo, che poi ho provato a imparare a fare durante poi gli anni che sono seguiti, trovano in lui, insomma, l'esempio di coraggio, l'esempio di determinazione, l'esempio di andare controcorrente anche in solitudine. Quindi per me è veramente un titano, diciamo, una figura straordinaria, un caro compagno, come diciamo, salutandoci, venendo da una lunga comune militanza, e quindi veramente sono felice di rincontrarlo dopo numerosi anni, di poter dialogare con lui, e che abbia io il piacere che lui discuta, diciamo, insieme con me, insieme con noi, di queste esperienze di impegno di lotta alla criminalità organizzata. Come Bruno è inventore di questo dialogo tra libri, come dialogano il libro di Paolo e il libro sulla storia della liberazione della città di Ercolano? Secondo me il tema è proprio questo, cioè ad Ercolano abbiamo messo in atto una strategia. Il libro di Paolo racconta di questa figura eroica, di quest'uomo eccezionale, questa persona con la schiena dritta, con il senso della propria dignità, della propria libertà, del proprio diritto a fare liberamente il proprio lavoro, senza subire angherie e senza essere tartassato, e per questo ha pagato con la vita. Ecco, la storia di Domenico Noviello, in fondo, come tutte le storie di quelli che noi chiamiamo eroi nell'impegno contro le mafie, è una storia di solitudine. È la solitudine che in qualche modo condanna queste persone che non piegano la testa a diventare vittime della criminalità organizzata. È la solitudine. La storia di Ercolano, così come quella la storia di Capo d'Orlando degli anni 90, all'inizio degli anni 90, è una storia diversa, cioè la storia della nascita di una strategia contro il racket imposto dalle organizzazioni criminali su tutte le attività economiche in un territorio, sia per ragioni di finanziamento, ma soprattutto per affermare il loro potere, il fatto di essere loro il vero potere, l'autentico potere, chi controlla e domina sul territorio, è invece la storia di una risposta collettiva, di una fiducia reciproca innanzitutto tra gli imprenditori che si associano nell'associazione anti-racket e poi diventano testimoni di giustizia, e attraverso il loro testimoniare permettono appunto le organizzazioni criminali vengano attraverso le indagini delle forze dell'ordine, della magistratura, vengano poi appunto colpite e vengano messe in condizione di non nuocere. E la storia di Ercolano è questa storia, cioè la storia di una strategia, quella dell'associazionismo anti-racket. Poi intorno all'associazione ovviamente si è mossa la città dei giovani, la città degli oratori e dei sacerdoti, la città delle scuole, dei docenti e dei ragazzi delle scuole, cioè si è messa in moto la città, e quindi a un certo punto la città ha isolato i clan di Camorra che fino allora spadroneggiavano, e questi clan di Camorra sono stati sbaragliati. A 10 anni abbiamo ripubblicato questo libro, proprio perché si sono poi conclusi i processi, insomma Ercolano è stata veramente fatta una tabula rasa, diciamo, ci sono credo decine e decine e decine di ergastoli, migliaia di anni di galera combinati credo a circa 400 tra capi e gregari dei clan di Ercolano, e quindi soprattutto, diciamo, era per sottolineare, perché poi dopo
le sconfitte che venivano dalle inchieste frutto di questa mobilitazione, è cominciato anche il fenomeno dei collaboratori di giustizia, perché hanno preso atto di essere stati sconfitti e quindi è cominciato il fenomeno della collaborazione. E tanto altro è venuto alla luce. Si stava, mano a mano la magistratura sta facendo luce su una storia appunto di guerre, di sangue, di omicidi, di violenze, di soprusi che è durata Ercolano per quasi un trentennio, diciamo, perché negli anni 70 Ercolano comincia a essere una delle piazze di spaccio in cui uno dei primi clan di Camorra diventa in qualche modo la longa manus della mafia siciliana nello spaccio della droga in campagna nel mezzogiorno. Quindi questa è la storia di Ercolano. Direi che in questo c'è il dialogo, cioè purtroppo Domenico Noriello è rimasto solo. Se invece riusciamo a costruire una rete della solidarietà e della fiducia, infatti nessuno poi dei numerosi, delle decine dei testimoni di giustizia, imprenditori di Ercolano che hanno denunciato e poi testimoniato i processi, ha subito, diciamo, ritorsioni per questo. Quindi credo che questo sia anche indicativo, nel senso che l'associarsi, diventare una collettività, una comunità in cui tutti mettono la faccia e si assumono le loro responsabilità, è anche un fattore di sicurezza per ciascuno, per i singoli. Quindi questo è il senso di questo libro che abbiamo scritto allora, per cercare di trasmettere questa strategia e questo messaggio. Volevo, partendo da un'osservazione che ha fatto prima Paolo, mentre ci concordavamo per la diretta, oggi è l'anniversario dell'omicidio di Annalisa Durante. Paolo ha scritto un libro, Le ali spezzate, e mi ha detto una cosa che vorrei che lui ripetesse un attimo per ricordare Annalisa Durante. Vai Paolo. Beh sì, Nino, tu hai detto che questi due libri dialogano, no? Dialogano su diversi aspetti, intanto dialogano anche sull'incipit che esatto. Ha letto, tu conosci bene questo libro per esserti impegnato nella struttura dedicata a Piazza Porcella, struttura dedicata ad Annalisa Durante. Peccato che tu sia andato via, perché l'idea che è nella parte finale di questo libro, per me quella è l'idea di sviluppo di Piazza Porcello, non seppur importanti ma piccole cose che si realizzano là dentro. Oggi ricorrono 17 anni dall'uccisione di Annalisa Durante. Beh, come ci seguono da tutta Italia, io normalmente, anche quando chiedo ai ragazzi della campagna chi era Annalisa Durante, nonostante che nell'immaginario sia la seconda vittima dopo Giancarlo Siani più conosciuta, ma solitamente mi rispondono in quattro, in cinque. Siccome ci seguono da tutta Italia, Annalisa Durante era una ragazzina di 14 anni che era esattamente dove doveva essere, dove aveva chiesto alla madre di stare, sotto casa sua, una sera di primavera, per parlare con sua cugina e con alcune amiche. Purtroppo lì c'era qualcuno che invece non doveva esserci, qualcuno a cui si permetteva di stare, cioè l'ultimo erede del clan Giuliano, il clan che storicamente aveva monopolizzato le attività criminali non solo a Forcella ma in tutta Napoli. Lui era nel mirino, arrivarono in quattro perché gli volevano dare una lezione, non lo volevano neanche uccidere, lo dovevano solo gambizzare, perché lui faceva la scorta a Ciro Giuliano, detto un barone perché si atteggiava a uomo di forniva la droga ai quartieri alti, al Vomero. Ecco, lui rispose al fuoco e un proiettile di rimbalzo colpì Annalisa alla tempia, lottò tre giorni e morì. Suo padre
decise con sua madre di donare gli organi, adesso 7 persone vivono con gli organi di questa bambina che avrebbe avuto tutto il diritto di essere donna, e invece i criminali glielo hanno impedito. I nostri incipit, guarda caso, Nino, sono identici. Anche Giovanni Durante, sentendo quei rumori, pensava che fossero dei fuochi d'artificio che festeggiavano una partita di calcio, una delle poche rare vittorie del Napoli dell'epoca, Napoli-Sampdoria, e invece no, erano colpi di pistola, si distinguevano benissimo, e si affacciò alla finestra e vide sua figlia stesa per terra, senza vita. Purtroppo nella nostra regione, e non solo, ma nel meridione, ma anche altrove, fatti del genere ne sono capitati molti e non ne devono capitare più. Ecco perché l'importanza della divulgazione di queste opere come la tua, Nino, come le mie, insomma, sono meno importanti. Ecco, io dico che il tuo libro dice una cosa, dice che tu, Renato, avevate più motivi per demordere, per arrendervi, e invece avete, come dire, avete lottato. Tu potevi benissimo non abbatterle, quelle case di cui parli nel tuo, quelle case abusive nel tuo libro. Renato si trova ad affrontare un problema analogo e non si è arreso. Ecco, io questo libro l'ho scritto, perché lo dico, perché non so se poi mi venga data ancora la possibilità di interloquire, se no parlo sempre io. L'ho voluto intitolare in questo modo, proprio perché mi ero proprio scocciato di vedere i cittadini di Casal di Principe prigionieri di un ergastolo semantico culturale, casalesi. No, i casalesi non sono i criminali, quelli sono solo banditi. I casalesi sono quelli come Renato Natale e come quella ragazza che durante la festa della polizia disse: io mi sono scocciata di essere identificata con un clan. Ecco. A proposito di questo, scusa Paolo, Mirko, vuoi mandare il video di Renato Natale un attimo? E poi così facciamo, dopo il video parlano Luigi e Renato. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, diceva: la cittadinanza deve capire che il primo nemico dell'illegalità è il sindaco. A me è apparsa subito la figura di Renato Natale, perché Renato Natale è sindaco di un'altra città molto difficile. Siamo questa volta a Casal di Principe. Ci troviamo in Campania, nella provincia di Caserta, e Casal di Principe ha circa 21.000 abitanti. Allora, Natale, quando lei ha vinto le elezioni, erano 6 mesi fa, c'è stata una grande festa, perché sembrava, diciamo la verità, una festa di liberazione per un comune sotto scacco della Camorra, come dire, è la città originaria dei casalesi, tanto per intenderci. Certo, Casal di Principe. È la città originaria dei casalesi, degli Schiavone, quindi quando lei vinse, appunto, fu una vera e propria liberazione. In questi 6 mesi, che condizioni ha trovato nel suo comune? E poi è vero che il sindaco è il primo nemico dell'illegalità, in questo caso di una grande illegalità? Beh, certo, i sindaci sono le persone che stanno in prima linea in tutta una serie di azioni e di interventi, fra cui quello di cercare di garantire trasparenza e l'anticorruzione, che si annida in vari meccanismi, a volte non nell'apparato politico, ma a volte negli apparati burocratici degli enti. Spieghiamo, ci sono gruppi criminali che si sono appropriati in modo ingiusto del termine casalesi. Casalesi è il nome del popolo di Casal di Principe e non quello di un clan, e credo che i media dovrebbero fare molta attenzione oramai, dopo che la città ha dimostrato abbondantemente di voler liberarsi da questo nome, da questo marchio, quello di ridare il giusto significato alla parola casalesi, che è il nome di un popolo, il popolo di Casal di Principe, e non quello di un clan. Il clan ha subito notevoli batoste nel corso degli ultimi anni, soprattutto da parte della magistratura, da parte delle forze dell'ordine. Ci sono state vere e proprie campagne di liberazione,
Questa campagna di liberazione fa seguito però ad una lunghissima storia di resistenza. Io mi fa piacere sempre utilizzare questi termini per far meglio intendere, per meglio comunicare alla gente il significato, le parole che sono state utilizzate nel corso dell'ultima guerra mondiale, resistenza, liberazione. La resistenza è durata molti anni, la camorra non è arrivata come uno tsunami che non ha trovato resistenza, ha trovato persone che ci hanno lasciato anche la vita. Ricordiamo. Tra l'altro noi ci colpisce che lei appena eletto il primo pensiero l'ha dedicato proprio a una di queste persone. Certo, a Don Peppe Diana, il sacerdote che a Casal di Principe è stato ucciso il 19 marzo di 20 anni fa, nel 94, e quando io ero sindaco un'altra volta, per solo 11 mesi in quel periodo, ma insieme a lui, oltre lui, ci sono state altre persone, ci sono stati commercianti, Mimmo Noville che si è lasciato uccidere piuttosto che non denunziare, ha denunziato i suoi estorsori, ragazzi carabinieri, Salvatore Nuvoletta, ci sono stati sindacalisti che hanno fatto le loro battaglie, ma del resto un po' come il sindaco, come è successo in Sicilia, no? In Sicilia abbiamo avuto lunghissime periodi di guerra di resistenza alla mafia. Ed è in questi termini che dobbiamo riconoscere questi territori, Sicilia, Campania, Calabria, come le terre della resistenza alle criminalità organizzate, non come terre di criminalità organizzata. Renato, che cosa ripensi vedendo questo vecchio servizio? Beh, innanzitutto che ero molto più grasso a quanto mi pare, perché questo, mi sono visto, sono dimagrito, forse sarà stato il Covid che mi ha visitato negli ultimi mesi, ma penso che stia meglio adesso, in verità. E poi l'avevo dimenticato questo servizio, ma diciamo che le cose dette sono quelle che solitamente, sono solito dire molto spesso, insomma, anche di recente, la settimana scorsa quando abbiamo fatto il 20 marzo il ricordo delle vittime innocenti, siamo stati lì alla provincia di Caserta con alcuni sindaci, alcune rappresentanti dell'associazione a leggere questo numero enorme di vittime, no? della mafia, della criminalità organizzata, come fino agli anni. Però quella mattina era stato pubblicato un articolo che mi hanno mandato sulla stampa di Torino con un intervento del neo ministro per il sud, o sul sud, o con il sud, o sul sud, non so bene questo. E in cui, presentando l'iniziativa di una 3 giorni per discutere dei problemi del sud, del mezzogiorno, a un certo punto dice il ministro, però basta con le lamentazioni. Questa cosa l'ha fatta un po', insomma, come al solito mi capita di innervosirmi un po', perché mi sembra, mo basta questa storia, ogni volta che siamo tutti brutti, sporchi, cattivi, ci lamentiamo, siamo bravi solo a lamentarci, non presentiamo progetti, non presentiamo nulla. Credo che abbondantemente il Sud abbia dimostrato invece questa capacità di resistenza, per cui abbiamo il sacrosanto diritto di lamentarci. Ci dobbiamo lamentare per tutti i morti ammazzati, per il sangue che abbiamo dovuto vedere scorrere intorno a noi. Dobbiamo lamentarci perché per anni abbiamo fatto le nostre resistenze, le nostre azioni. Insomma, in questo momento me la passo sullo schermo, Pasquale Iori, no? Il Partito Comunista, caro compagno Daniele, il partito, la CGIL, negli anni Ottanta, mentre c'erano morti ammazzati tutti i giorni nelle nostre strade, abbiamo fatto iniziative pubbliche, abbiamo fatto manifestazioni pubbliche, ma sempre con pochissimo ascolto da parte di altri. Ci ascoltano e ci sentono da altre parti d'Italia. Quando vengono alcuni ragazzi delle scuole, dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, a visitare le nostre terre per vedere questo miracolo casalese, poi casomai ve ne parlo, questo miracolo della Salisa, come sono riusciti questi a fare questo? Beh, io dico sempre a loro, badate che io insieme a tanti altri abbiamo fatto una resistenza notevole nei confronti di quelli che era una vera e propria dittatura, una dittatura militare e criminale che per decenni ha tenuto sotto il suo piede, il suo tallone, le popolazioni di popoli del sud. Ma mentre noi, ricordo, no, con Pasquale e Nino, noi abbiamo partecipato alle manifestazioni quando veniva invasa Praga, no, dai carri armati sovietici, nonostante che noi eravamo iscritti al Partito Comunista, noi ci siamo battuti per la libertà di quel popolo che stava lì in Europa e cercava di fare un suo passaggio. Noi siamo scesi in piazza insieme a tanti migliaia di altri giovani, no, nel periodo in cui ci fu Pinochet, ci fu il colpo di Stato lì nel Cile, abbiamo ricordato Allende, siamo stati vicino a quel popolo da lontano, da qui. Noi ci siamo battuti per la libertà di popoli che stavano al di là dell'oceano, ma nessun milanese, nessun bolognese, nessun
Veneto, Liguro, Toscana si è mai battuto per la mia libertà. Mentre noi eravamo sottoposti ad una dittatura militare, mentre noi cercavamo a rischio della nostra pelle, ma non a rischio, c'erano i morti, no? Ricordate Pio La Torre? È morto per queste cose. E come tanti altri, centinaia e centinaia di altre persone sono morti, magistrati, forze di Roma, politici, sindacalisti. Nessuno in altre parti d'Italia, sempre dalla provincia da cui viene Mirko, si è mai battuto per la mia libertà, per la mia libertà. Noi ringraziamo quelle popolazioni del nord e centro nord che hanno fatto la lotta di resistenza, la guerra di resistenza, che hanno combattuto contro il nazifascismo, e chi ci hanno donato, ci hanno regalato, ci hanno in qualche modo, insomma, ci hanno dato la possibilità di respirare poi la libertà, della liberazione, e poi della Costituzione, la Repubblica. Li ringraziamo e ci aspetteremo che anche loro ringraziassero noi, perché per un tempo molto più lungo, i popoli del sud si sono battuti per conservare quella libertà, per difendere quella democrazia, per difendere quella Costituzione, combattendo contro quelli che erano dei dittatori militari che tenevano una parte della nazione, una parte d'Europa, una parte del mondo occidentale, cosiddetto mondo civile occidentale, la tenevano sotto una dittatura, per cui qualsiasi cosa doveva passare attraverso il clan, attraverso i capi, attraverso le persone che stavano, insomma, Mimmo non poteva avere una sua attività imprenditoriale tranquilla e sana, no, doveva per forza pagare una sorta di tassazione, di tassa a chi era questo, chi si riteneva essere il capo, e perché essersi libertato ha lasciato la vita, anche se dopo circa 10 anni, se non ricordo male, perché non dimenticano i camorristi, i criminali. Allora sì, è vero, noi abbiamo fatto un'esistenza, Nino lo ringrazio per tutte le parole che ha detto, però mi ha messo un po' in imbarazzo e mi dà anche un senso di responsabilità, cioè, no, non voglio essere né simbolo né punto di riferimento di nessuno, perché altrimenti c'è una responsabilità maggiore, ma caro Nino, simboli è quella storia lì, vero, Nino? Quella storia lì è la storia degli anni Ottanta, è la storia di un partito comunista che in queste terre non faceva riferimento all'Unione Sovietica, ma faceva riferimento alla libertà che ci avevamo conquistato con la resistenza contro il nazifascismo, e questo era del sindacato, quella era la resistenza, quello è il punto di riferimento. Mi taccio, ma prima voglio raccontare un episodio che Nino forse non conosce. Nel 1982 sì, c'era stata l'elezione amministrativa in Italia, e Casal di Principe ha partecipato a questa elezione amministrativa. Per la prima volta la Camorra prendeva possesso diretto della cosa pubblica a Casal di Principe. Lui era segretario della sezione del Partito Comunista e venne eletto per la prima volta consiglio comunale. E quindi sapevo che c'era una dittatura militare che prendeva possesso del comune, sappiamo un lungo percorso di resistenza in consiglio comunale. Veniamo invitati a Roma, in quella sede che per noi allora, noi giovanotti allora dell'epoca, no, era una sorta di tempio, no? Cioè, un Olimpo, che era bottiglio oscuro, questa cosa. E andiamo lì perché io, come segretario della sezione di un comune oltre 10.000 abitanti, dovevamo fare quelli che si chiamava allora, no, l'analisi del voto, cioè c'era questa cosa, picca fissazione nostra di quell'epoca. Che peccato che abbiamo perso. E io entro in queste stanze, no, dove vedo personaggi che per me erano, insomma, veramente, mi dice, no, c'è stato lì Deotta seduto a parlare con un altro lì in un corridoio. Cioè, dovevano fare questa iniziativa con il responsabile degli enti locali, che credo fosse Cossutta in quel periodo. Mentre stavamo seduti, entra dentro la stanza e il cuore incomincia a battere Enrico Berlinguer, che era un altro di queste figure. Ora, fai il giro di tutti, senza per portare a lungo, facciamo il giro, insomma, di tutti coloro che erano presenti. Io ero accompagnato, c'era Bavassolino, il loro segretario regionale, c'era Lorenzo Diana, segretario provinciale del Partito Comunista. C'erano rappresentanti di vari comuni, di varie parti d'Italia, insomma, chi parlava, che ne so, che si era perso la lezione, ovviamente. No? Cioè, e chi diceva che era perché non si era fatta attenzione ai giovani, chi parlava di altre problematiche, mi ricordo quella di Castellammare di Stabia che diceva che il problema era della cantieristica, che è un problema che io sento dire da almeno 200 anni. E quando arriva il mio turno, dice, forse io sono come Massimo Troisi in quella scenetta televisiva in cui gli si diceva, lui faceva parte di un cittadino dei bassi napoletani, gli si diceva ma vi lamentate sempre, è solo della lamentazione, no? Di cui parlavamo prima, vi lamentate sempre, diciamo, guardi di dietro, c'è sempre qualcuno che sta peggio di te. Massimo Troisi dice, io mi sono guardato dietro e ho visto che non c'era nessuno, ma Fabio fosse l'ultimo nella fila, che sto qui che sta peggio di tutti quanti,
E disse vicino a Enrico Berlinguer, raccontare questa cosa, gente, perché qui sento parlare di tanti problemi, ma nessuno, compreso Castello, parla di Stabio, ovviamente. Nessuno parla dei morti ammazzati per strada, della presenza del guido organizzato. Quindi fa che Castello di Principe è il posto peggiore. E dissi, con un bagno segretario, ma se io adesso sto all'opposizione, vabbè, ma se facessi il sindaco, l'assessore, viene il camorrista e mi dice che vuole quell'appalto, io davanti a me ho tre possibilità. O scappo, e me ne vado al nord, in provincia di Como, dove sta Mirko, dove insomma, vado a vivere tranquillo, o resisto e vengo di sicuro ammazzato, no? Che ci sta un'altra possibilità diversa. Oppure, come insomma, fanno la maggior parte dei casi, mi metto d'accordo e divido pure io qualche cosa e cerco di sopravvivere. Beh, la risposta di Enrico Berlinguer è stata la risposta che ha determinato tutta la mia vita politica successiva, tutta. E mi disse Enrico, al compagno di Caserta, io dico, ma tu, quando ti sei presa la testa del Partito Comunista, non lo sapevi cosa significava? Io guardai a Bassolini, che stava dall'altro lato, e dico, Tomì, ma che hai detto? Ma già la faccio? Sì, disse, questo era il messaggio, la coerenza con le proprie affermazioni e le proprie azioni. Non ci si può fermare soltanto a declinare un impegno, ma bisogna viverlo fino in fondo. Questa era una lezione che io ho registrato nella mia mente di questo grande personaggio che è Enrico Berlinguer, che ha ispirato poi tutto il resto della mia vita. Ma con paura, perché non mica non mi sono messo a paura, mi sono messo a paura ogni tanto a cercare, cioè la tecnica di buttare la petrina e poi nascondersi la manina, insomma, ho cercato di usare, perché devi essere molto attento, cioè, altrimenti la possibilità che poi ti si blocca completamente la possibilità di un'azione. Ogni tanto bisogna fare qualche piccolo passettino indietro, ogni tanto bisogna andare avanti, non è una figura di eroismo, perché pure questo è negativo, cioè dare l'immagine che Don Peppe Diana è un santo oppure che Renato Natale è un eroe è un'immagine sbagliata, perché poi si fa intendere ai cittadini, ai ragazzi, ai giovani che questa è una cosa che possono fare solo gli eroi o i santi, e no, questa è una cosa che fanno i cittadini, tutti i cittadini, no? Che sono in grado e che, di ragionare e di pensare. Di fare. Stiamo per avere dall'agenzia dei beni confiscati una serie di beni che erano stati occupati, cioè da Sitola. Sono degli appartamenti e le case. L'avevo detto una volta a Mimma, lo ripeto qui, a voi, appena ci saranno consegnate veramente una di queste abitazioni, almeno uno di questi palazzi sarà dedicato a Mimmo Roviello, almeno il caro Sedra ha costruito una casa da dedicare a Mimmo. Bruno, non se n'è andato. Bruno, dove sei? Ha finito. Bruno, io ho finito, è chiaro? Renato, ha finito. Chiediamo a Ferrucci, qualcun altro, di intervenire. Come hai organizzato a questo punto? Ma perché non ci sente più? Forse il cellulare. Vediamo se. Ci sente? Bruno, ci senti? Prima. Sì. Ecco, Bruno, adesso ci sei? Che si sì. Ci sente? Luigi, adesso. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Chi è Ferruccio? Vediamo. Sì, sono io, si sente? Sì, vai Ferruccio, no. Dai. Forse si sente. No, verso il microfono. No, si sente. Allora, mi sentite, giusto? Si sente? Sì. Vado, ok. Allora, salve a tutti. Allora sì, intanto Renato nella parte conclusiva ha centrato perfettamente quello che ripeto qui, il fatto di erigere coloro che si oppongono alle mafie, alla camorra, ad eroi è un fatto molto sbagliato, perché nella migliore delle ipotesi appunto queste persone diventano irraggiungibili, quindi non punibili, nella peggiore delle ipotesi rimangono da sole e diventano facile bersaglio appunto delle mafie. Unite insieme la presentazione di questi due libri che conosco e conosco benissimo anche gli autori, tutti quanti, in effetti non fa altro che rappresentare due facce della stessa medaglia. La medaglia, due facce dell'opposizione, della lotta, del non volersi piegare al potere
camorristi o mafioso che sia. E sono due modi diversi di fare questo. Nino già ha in modo esatto, corretto, parlato di strategia, perché l'anti-racket è questo, si tratta di fare strategia, di opporsi, di sottrarre gli operatori economici e anche i cittadini dal gioco mafioso facendo una strategia. Nel caso di Ercolano, questo che viene appunto definito modello ha funzionato benissimo, tutti gli attori hanno fatto la loro parte. Cosa significa? C'è stato un amministratore attento, capace e sensibile, ci sono state le forze dell'ordine che come sempre hanno fatto il loro dovere, la magistratura allo stesso modo, e c'è stata una buona parte, sempre in minoranza in realtà, ma lì una buona parte di operatori economici che insieme ha capito che era il momento di ribellarsi, di fare squadra e di dire no alla prepotenza camorrista. In quella parliamo di un periodo nel quale i clan che si facevano la lotta lasciavano decine di morti per strada, quindi non è stata certamente una, come dire, un percorso facile, ma il fatto che questi vari attori abbiano in maniera in sincronismo lavorato insieme ha fatto sì che questo modo di contrastare la camorra sia stato efficace e soprattutto duraturo. Cosa diversa nel caso della storia del nostro concittadino di Castelvolturno, Mimmo Noviello, quando lui ha denunciato, purtroppo tutto un paese gli ha girato le spalle ed è rimasto da solo. E così dopo anni dalla sua denuncia, certamente anche per ritorsione, per vendetta, ma soprattutto per monito, per dare un avvertimento a tutti gli altri commercianti, come sappiamo il 16 maggio del 2008 a pochi metri da dove mi trovo io fu ammazzato con decine di colpi di pistola. E quello è stato l'anno terribile di Castelvolturno, ma è stato anche l'anno finalmente dell'inizio del riscatto. Anche su Caserta si parla di modello Caserta, anche se è diversa, è stato diverso l'approccio. Qui c'è stato certamente la presa del territorio da parte delle forze dell'ordine dopo, all'indomani della strage degli africani, che avvenne poco lontano da qui e che chiudeva quel periodo terribile, dove in soli 6 mesi vennero messi a segno ben 18 omicidi. Da lì è cominciato un riscatto di un territorio, anche qui in minima parte una parte di operatori economici in maniera unitaria, in maniera strategica, sono riusciti, grazie all'intervento della FAI di Dano Grasso, a costituire un'associazione anti-racket intitolata proprio a Mimmo Noviello. E che cosa mi sento di aggiungere? Qui, come ad Ercolano e altrove, quello che manca dopo che si è riusciti a ribattere, a resistere alla prepotenza mafiosa, quello che manca è quello che noi chiamiamo un po' il secondo tempo. Che cosa significa? Significa che dopo territori liberati in gran parte o in piccola parte non c'è stato quell'investimento in termini di cultura, di istruzione, di economia, e in questo modo non si è avviato secondo me quel percorso di bonifica proprio della società, fare in modo che questo, di non rendere di nuovo il terreno fertile per un ritorno prepotente ancora di più della camorra. Molto spesso l'amico Renato negli ultimi tempi l'ho sentito lanciare proprio un grido d'allarme sul fatto che a noi sono rimaste proprio macerie su questi territori e dovremmo essere aiutati di più. Amministratori seri, volenterosi, devono avere strumenti maggiori, altrimenti questo terreno rimane fragile, rimane fertile perché la camorra abbia gioco facile
e possa rinnovare le proprie forze. Grazie. Adesso vediamo Daniela cosa ci vuole dire. Daniela De Crescenza, sei... Accesso. Pronto Daniela? Fa così. Daniela, vediamo, accendi se... il microfono, Daniela. Forse pronto? Vabbè, allora... Aspetta me... Pasquale, vediamo se Daniela riesce a... a parlare o se ha problemi di linea, se no nel mentre facciamo vedere un video. Abbiamo un Mirko, video, manda il video di Andrea Sannino. Esatto, esatto. Nel mentre mando quello. Sì. Sì. Ciao a tutti, sono Andrea Sannino e non volevo mancare a questo appuntamento importante, come tutti gli appuntamenti ormai il nostro grande, nel mio caso, grande amico Nino Daniele. Anche nella mia carriera artistica, perché quando lui ha iniziato a parlare di anti-racket qui ad Ercolano, che è la mia città, ha suscitato in tutti i cittadini, gli artisti compresi, una sensibilità e una voglia di riscatto che non ha eguali. Non eravamo abituati a sentirci così, quindi lo ringrazio perché ha segnato un'epoca, insieme abbiamo fatto tante battaglie, io mi sono fatto portavoce con la mia musica di una canzone che poi Nino ha divulgato in ogni occasione, che è Per l'età che tengo, che è un vero e proprio messaggio di speranza per tutti quei ragazzi che non decidono dove nascere, ecco, e quindi il senso è che lì dove manca la famiglia ci vuole una sensibilità da parte di tutti noi per salvare quante più anime da quella strada senza uscita. Quindi io faccio un mega in bocca al lupo per la presentazione di questi due libri. Ringrazio Bruno Maffè per avermelo proposto e detto, e quindi mi ha dato l'opportunità di abbracciare virtualmente Nino e tutte le persone che sono lì presenti, e ne approfitto anche, viste le vicinanze con le festività pasquali, di farvi un tantissimi auguri di buona Pasqua, che questa volta veramente possa significare un passaggio dalla vita buia che ci ha riservato questo anno terribile a quella piena di luce che arriverà. Viva Nino Daniele, forza la nostra terra. Ciao a tutti. Allora, Daniela c'è? Daniela mi sa che ha problemi nel collegamento. Allora io mando il suo audio. C'è un suo audio. Intanto provo a farla rientrare e ne approfitto per ringraziare Andrea Sannino del fantastico intervento. Il racket, come testimoniano i libri di parliamo oggi, ma anche gli interventi che mi hanno preceduto, non è certo un fenomeno nuovo. In quest'ultimo periodo però, con la pandemia, ha avuto uno sviluppo esponenziale, assumendo anche delle forme diverse, come ci testimoniano e sottolineano sia la relazione semestrale della DIA che quella della DDA. Formalmente spesso il camorrista oggi non chiede più il pizzo, ma offre dei soldi per impossessarsi delle aziende. Questi soldi che oggi vengono dati magari anche sotto forma di un gesto di amicizia, perché a volte così lo presentano, servono poi a far entrare malavitosi nell'azienda e impossessarsi. Il malavitoso si possessa dell'azienda anche per riciclare,
perché un'azienda pulita è uno strumento formidabile di riciclaggio, è uno strumento che è talmente prezioso che spesso lo stesso camorrista lascia l'antico proprietario nella ditta ed sarà lui a diventare il prestanome del mafioso. Per il momento però noi non abbiamo evidenza di questi fenomeni, le denunce tardano ad arrivare. Gli esperti ci spiegano che questo accade perché in questo momento sono in corso le trattative. Molti sperano ancora, molti commercianti, molti imprenditori sperano ancora di riuscire a salvare qualcosa venendo a patto con i clan. Noi sappiamo che non è così e lo dimostrano tutte le esperienze di questi anni, lo dimostrano anche quelle raccontate così dettagliatamente nel libro di Nino Daniele. Cosa possiamo fare? Noi non possiamo fare altro che lanciare l'allarme e mantenerlo alto, lo fanno i prefetti, lo ha fatto molto chiaramente, con molta incisività il prefetto di Napoli, Valentini, lo ha fatto la DIA, lo ha fatto la DDA, ma non è un allarme da sottovalutare. Secondo me è importante spiegare oggi ai commercianti che accettano di venire a patti con i clan significa non solo perdere la propria azienda, ma anche diventare il loro prestanome. Bene, adesso poiché abbiamo parlato molto di giovani, Andrea Sannino, Annalisa Durante, volevo avere un piccolo intervento di Paolo Vittoria, pedagogista, conosce molto bene le realtà giovanili, non solo italiane, ma anche brasiliane, e quindi sicuramente potrà dirci qualcosa che può essere utile al sviluppo della discussione. Ciao Paolo. Paolo? Aspetta il microfono, Paolo. Ecco qua. Sì, scusatemi, avevo il microfono spento. Buonasera a tutti. Dunque, a me sembra che il tema che si è emerso oggi e che emerge dalla lettura dei libri sia in particolare quello dell'isolamento, che abbiamo da una parte un uomo che ha denunciato, seguendo una etica, un'onestà, una dignità, ha denunciato il racket ed è stato isolato da una comunità, che come racconta il libro di Paolo Miggiano, a Mimmo Noviello non veniva offerto neanche più un caffè, quindi veniva isolato dal punto di vista anche fisico, morale, psicologico, eccetera. E dall'altra parte invece anche il racconto di Nino Daniele ci riporta a una comunità che isola invece la malavita. E in questo gioco dell'isolamento, in questa strategia dell'isolamento, diciamo c'è la forza, la possibilità della resistenza, della lotta alle mafie. Cioè, quanto più ci arrendiamo all'isolamento, tanto più noi diamo uno spazio politico di avanzamento delle mafie. Quanto più invece noi facciamo in qualche modo uno sforzo gli uni verso gli altri per creare una rete di solidarietà, tanto più, e questo ce lo dicono le esperienze raccontate, si riesce a mettere questo terribile male delle nostre terre ai margini. E io dico, oltre ai libri, noi qua abbiamo due esperienze politiche, l'esperienza del sindaco di Casal di Principe e del sindaco di Ercolano, e questo ci dice, questi sono dei racconti in realtà anche, che ci dicono che è possibile creare, costruire una politica organizzata in funzione dell'isolamento delle mafie. Dal punto di vista educativo, dal punto di vista delle scuole, io mi chiedo, Bruno, com'è possibile tuttora che gli studenti delle medie, delle elementari, eccetera, stiano mesi e mesi a studiare, ad esempio, la guerra tra i Longobardi e i Bizantini, ma veramente nei dettagli, cioè nelle strategie, che sono proprio degli elementi in qualche modo anche insignificanti di queste storie. E non sanno nulla di quello che accade nei nostri territori, non sanno nulla di queste storie, non sanno nulla della vicenda di Mimmo Noviello
di tante altre vittime della mafia. Allora diceva prima Paolo Miggiano, la forza delle mafie è sempre fuori dalle mafie, quindi fuori dove? E allora è nella scuola, ma è fuori dalla scuola, è nella famiglia, ma è fuori dalla famiglia, è nel linguaggio che utilizziamo, che molti ragazzi utilizzano, ma è anche fuori quel linguaggio, è dentro il Parlamento, ma è fuori il Parlamento, è dentro e fuori le istituzioni. In realtà la mafia sa benissimo stare dentro e fuori, e questo è il problema, ha un potere strategico di saper nascondersi ed agire nascondendosi, e sa farsi vittima per mietere vittime, sa presentarsi come un amico in realtà per aggredire, per distruggere. Quindi in questo senso la testimonianza o le testimonianze divengono luoghi di resistenza, e piuttosto che la camorra isolare la città, è la città che deve essere in grado di isolare la camorra, ma questo sarà possibile solo quando la scuola si farà città, in questo senso, cioè sarà, potrà essere luogo di sperimentazione del pensiero contro le mafie. Finché saremo ancora mesi e mesi a studiare gli abiti e i costumi della Mesopotamia o il conflitto tra Longobardi e Bizantini, senza neanche che si pronunci la parola mafia o lotta alle mafie nella scuola, e allora questa battaglia sarà ovviamente persa. Per vincere questa battaglia credo bisognerebbe creare proprio un insegnamento all'interno delle nostre scuole su quella che è la storia delle università, della storia della lotta alle mafie, altrimenti la scuola non diventa un luogo di coscienza critica, ma è soltanto un luogo che riproduce quell'omertà che purtroppo ha fatto e continua a fare molto male. Insomma, questo è quello che io mi sento di dire, insomma, abbracciando, salutando tutte e tutti e ancora ringraziandovi per questa giornata, insomma, di dialogo. Ho come ospite il buon Lino Vairetti per un suo saluto. Beh, io innanzitutto non ho i libri, li prenderò subito. Ringrazio Marpè che mi ha invitato in questo spazio. Saluto tutti quanti voi, dei relatori meravigliosi. Credo che tutto questo debba portare avanti un discorso che si deve divulgare nei giovani moltissimo, perché può sembrare un argomento obsoleto, vecchio, in realtà esiste ancora, cioè tutto quello che riguarda la mafia e tutto quello che la camorra eccetera comunque continua ad esistere, e teniamo ramificato sui nostri territori un degrado straordinario che dobbiamo in qualche modo debellare. Quindi io mi limito a dire a tutti quelli che ci stanno vedendo di comprare i libri, di acculturarsi e portare avanti un discorso straordinario che voi portate avanti in un modo incredibile. E saluto con grande amore Nino Daniele, che io lo vorrei tanto sindaco di Napoli, e spero che questo possa succedersi. Quindi vi saluto, mi fa piacere di stare qui. Grazie Bruno. Grazie a Lino per questo contributo inatteso. Il mondo della musica deve far parte di questo processo legato al miglioramento delle condizioni culturali e sociali di cui faceva cenno prima, se non ricordo male, Luigi. Ora direi di Mirko di passare per spezzare un po' la monotonia delle parole, un video, e dopo Maria Gabriella ci legge le pagine dell'altro Casalese. Quale video passiamo adesso? Ma Mirko, ti ricordi? Sì, esatto. Abbiamo qui due video, uno del Piz e uno dell'Antiracket. Eccoli qua. Ok.
Pietra d'Ercolano, chiunque avesse un'attività commerciale veniva vessato dalla camorra. La parola d'ordine era pagare il pizzo agli emissari del racket. Quasi un centinaio le estorsioni riscontrate dagli inquirenti che in 3 mesi, da gennaio a marzo di quest'anno, hanno scoperto qual era il modus operandi della criminalità organizzata che era riuscita ad imporre il pizzo a 30 imprenditori e commercianti, molti dei quali hanno reso dichiarazioni alle forze dell'ordine confermando di essere minacciati dalla camorra. Paga o sei morto, in molti casi questa era la minaccia, ma stavolta le vittime hanno alzato la testa e hanno avuto il coraggio di reagire e denunciare. Questo Nino, associazionismo antiracket, conosci bene questa di tanti cosa. Giovani, dei volontari, degli oratori, abbiamo lavorato a un'esperienza di rivolta civile e che ha permesso appunto di liberare Mirko, completamente la città dal fenomeno camorrista. Non si sente l'audio? Io lo sento. Mirko? Okay. Noi lo sentiamo, Bruno, proseguo con il Guido. Grazie all'esperienza dell'associazionismo antiracket, all'impegno di tanti giovani, dei volontari, degli oratori, abbiamo lavorato a un'esperienza rivolta e che ha permesso appunto di liberare completamente la città dal fenomeno camorrista. Eccolo qui, era solamente un estratto di Nino. Ecco qua, diciamo Bruno, vediamo se ci risenti. Bruno, ci senti? Mirko, io non vi sento. Non ci senti. Allora, vediamo. Noi ti sentiamo, Mirko, almeno io. No, è solo Bruno che ha difficoltà. Sì. Forse lei se può leggere. Sì, adesso andiamo cominciamo allora con la lettura. Esatto, il passaggio successivo alla lettura. Grazie Maria Gabriella. Castel Volturno, come Casal di Principe, come numerosi comuni delle province di Napoli e Caserta, è stato più volte sciolto per infiltrazioni mafiose. Più volte il Presidente della Repubblica si è trovato costretto ad annullare le elezioni e sciogliere i consigli comunali appena eletti. Spesso sono stati accertati i rapporti di parentela degli eletti o dei dipendenti di alcuni comuni con esponenti della criminalità organizzata. Sindaci fatti eleggere direttamente dalla camorra, vice sindaci e assessori spesso risultavano assidui frequentatori degli esponenti dei clan dei casalesi o, con a carico, gravi pregiudizi penali. Molti dei consiglieri comunali eletti in questi paesi di terra di lavoro erano interessati da procedimenti penali per reati che andavano dalla rapina al possesso illegale di armi, dal favoreggiamento nei confronti dei camorristi all'associazione per delinquere di tipo mafioso. Un apparato burocratico di questi enti comunali, che vedeva funzionari di alto profilo, collaboratori in stretti settori strategici dell'ente, fortemente compromessi con le organizzazioni criminali. Diverse erano dunque le vicende che evidenziavano connivenze, cointeressenze, che recavano pregiudizio ad una corretta amministrazione pubblica, a favore degli interessi della camorra o personali. In questi comuni la criminalità organizzata esercitava forti e insidiose interferenze che ponevano in serio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ledendo gli interessi della collettività. Una tale situazione era considerata pregiudizievole per la corretta amministrazione. In Campania, i provvedimenti che hanno dato luogo allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono stati ben 104, 10 dei quali sono stati annullati in seguito a ricorsi amministrativi. In provincia di Caserta i provvedimenti sono stati 33, 3 dei quali annullati. In particolare, il comune di Casal di Principe, la cui amministrazione negli ultimi 20 anni non è rimasta mai in carica per più di 2 anni prima di subire lo scioglimento, è stato sciolto per ben 3 volte. Il 30 settembre 1991, il 23 dicembre 1996, il 6 aprile 2012. Per Castel Volturno la prima volta fu il 23 giugno 1993,
quando il Presidente della Repubblica decretò lo scioglimento del Consiglio Comunale per impedire il perpetuarsi di un clima caratterizzato da illegalità diffusa, soprattutto nel settore urbanistico edilizio. Analoghi furono i motivi degli scioglimenti del 14 settembre del 1998 e del 6 aprile del 2012. Comuni in mano alla camorra, dove per lungo tempo sono state sospese, annullate, le normali garanzie democratiche e costituzionali. Ampiamente parlato di tutto quello che pensavo di chiedere a Paolo. Mi hai detto qualcosa, Bruno? No, no, dicevo a Gabriella di continuare con la lettura di questa, di questo pezzo dell'altro casalese. Nel 2008, quando Mimmo Noviello fu ucciso, il clima politico sembrava cambiato. Nell'aprile del 2005 era stato eletto sindaco un magistrato che rimase in carica fino al 2009. Il suo nome, Francesco Nuzzo, e alla politica di Castelvolturno era stato prestato dalla procura di Brescia. Una persona integerrima, si diceva. Quando nell'aprile del 2009 la maggioranza che lo sosteneva non era più tale e il sindaco fu costretto alle dimissioni, sul suo conto i giornali scrissero che aveva abbandonato, logorato dalla solitudine di fronte ai rischi patiti nella lotta ai clan. Il sindaco, come un paladino della legalità, un alfiere senza macchie e senza paura, dichiarò: «Le mie dimissioni sono irrevocabili e non penso di continuare l'attività politica. Sono profondamente amareggiato. Adesso la camorra potrà stappare bottiglie di champagne. Continuerò in altre forme il mio impegno civile». Poi, annunciando l'imminente pubblicazione di un libro dossier che definì un vero atto di accusa, il sindaco anticamorra aggiunse: «Mi hanno lasciato quasi sempre solo nei momenti difficili di questi anni. Ho solo un rammarico, ed è per i cittadini di Castelvolturno che mi hanno onorato della loro fiducia. Non ho mai confuso la funzione esercitata con interessi personali». Qualcosa però era cambiato. Infatti, circa un mese prima dell'assassinio di Mimmo Noviello, esattamente il 21 aprile del 2008, il sindaco aveva perso il suo migliore assessore, Tommaso Morlando, con la delega alle politiche ambientali. Per lui, un clima troppo torbido, troppe stravaganze, troppi intrallazzi intorno alla casa comunale. E Morlando si dimise. Quindi questa lettura nasce dal fatto che si dice Mimmo Noviello è stato lasciato solo, però sembrerebbe che anche il sindaco sia stato lasciato solo in questa vicenda. Nino da ex sindaco, Renato da sindaco, cosa ne pensate di questa denuncia fatta da Nuzzo? Nino. Renato. Vai Renato, vai. Certamente l'isolamento è uno del, insomma, diventa quasi una banalità dirlo, dell'isolamento abbiamo tutti quanti un po' sofferto, no? A volte durante il periodo in cui stavamo all'opposizione, a volte quando diciamo che però è un isolamento che è di altre istituzioni, che è quello serio ed importante. Io nel 94, quando ho fatto il sindaco, nel 93, per una manciata di voti riesco ad essere eletto sindaco. Avevi i miei consiglieri comunali, avevi i miei assessori e i cittadini sostanzialmente che mi fermava al bar nella famosa storia della battaglia dei paletti, che diciamo, qualcuno di voi è venuto già prima con la notte, ma quando andavo a prendere il caffè al bar i cittadini sottovoce dicevano: «Sindaco, va avanti, siamo con te». E il problema non erano i cittadini, non erano gli amici e i compagni di questa partita che stavamo giocando. Il problema erano le altre istituzioni, insomma, che ti lasciavano solo e senza grossi appoggi. Oggi è certamente molto diverso, perché è stata fatta, almeno nella mia realtà, è stata fatta una notevole bonifica
di tipo ambientale, non nel senso dei rifiuti tossici, ma nel senso piuttosto invece della criminalità organizzata. Grazie ad interventi come magistrate valorosi, come Cafiere dei Rao, grazie agli interventi di polizia e forze dell'ordine, noi abbiamo destrutturato quelle che era definito il clan dei casalesi impropriamente, clan di falsi casalesi, che è stato destrutturato, ed oggi certamente è molto più agibile l'azione di governo della città. Ci sono dal 2014, insomma, non ho avuto minacce, non ho avuto nulla di quelle che invece era avvenuto negli anni precedenti. Ciononostante, una sorta di isolamento lo continuava ad avvertire. Beh, io debbo, cioè, da poco tempo fa è venuto il rappresentante dell'ANCE, no? L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili a Casal di Principe, e se ne sono andati dicendo che eravamo un'eccellenza per, in termini di trasparenza, in termini di legalità, sulle tipologie di appalto, sulle tipologie di incarichi professionali. Credo che non esista in altra parte d'Italia che diamo gli incarichi professionali ai tecnici facendo un sorteggio nella short list e rispettando rigidamente i criteri della rotazione. Così la stessa cosa facciamo con le gare d'appalto. E quindi diciamo che ci siamo diventati un'eccellenza, abbiamo fatto uno sforzo notevole da questo punto di vista, e lo riutilizzo dei beni confiscati, no? Siamo anche in questo caso, vengono a visitarci e ci dicono che siamo un'eccellenza. Ma io ho una risposta ai cittadini, poi in termini di infrastrutture, in termini di servizi, che la devo dare, che i cittadini sono disponibili e pronti, no? In questa operazione di riscatto e di crescita civile, eccetera. Però insomma, se poi io ho un 25% circa della città che è senza la rete idrica, beh, sono qualche problema. Se io ho delle scuole che sono, nonostante che siamo riusciti ad eliminare tutti i fitti dei locali, abbiamo trasformato i beni confiscati in scuole materne, anche molto belle, anche molto accoglienti, ma poi dopo tengo la scuola elementare che dal punto di vista sismico lascia a desiderare, certo, scuole che sono state costruite nella fine degli anni 50 e che andrebbero rifatte o ricostruite, poliambulatori inesistenti. Insomma, allora, si di fronte a tutta questa storia, certamente i cittadini poi possono cominciare ad avere qualche preoccupazione, qualche perplessità, qualche dubbio, no? sulla strada della legalità, che non sempre, come dice Luigi Giotti, corrisponde anche alla giustizia, il tema della legalità. E questo, in questo caso, gli altri livelli istituzionali dovrebbero essere un po' più attenti. Riprendendo quella cosa che dicevo nell'intervista, no? Resistenza, abbiamo fatto la resistenza, poi c'è stato il processo di liberazione, come arrivarono gli anglo-americani in Italia, così qui è arrivata la magistratura, le forze dell'ordine, e insieme alla resistenza si è portata alla liberazione. Ma poi c'è la terza fase in quel periodo della storia, la ricostruzione. E se non riusciamo a ricostruire, io scherzosamente, forzando un po' anche i termini, da sempre ho parlato che sarebbe opportuno una sorta di piano Marshall, no? Per realtà come Casal di Principe, che sono emblematiche della potenza della criminalità organizzata. È stato il luogo dove stavano il più potente clan dell'Italia meridionale, che faceva gareggiare con i corleonesi, no? In capacità e potenza sua. È stato un luogo di questo tipo, è stato un simbolo del male, no? In assoluto. Gomorra, Casal di Principe, tratti Gomorra. Bene, dovrebbe essere il simbolo del riscatto, partendo dal presupposto che c'è una città pronta a riscattarsi, che ci sono cittadini pronti, che c'è un quadro politico certamente diverso da chi accoglieva nei propri casi i camorristi. C'è bisogno che però il processo di ricostruzione possa andare avanti, dare gli strumenti adatti e adeguati nelle mani dell'amministrazione per poter dire vicino ai cittadini: badate, il percorso della legalità, il percorso della giustizia dà i suoi frutti in termini economici, in termini di infrastrutture e così via. Basta. Giusto, io condivido pienamente tutte le cose che Natale ha detto, che Ferrucci aveva nel suo intervento, Luigi, definito il secondo tempo. Se noi non dimostriamo che la legalità conviene, che la legalità e il fatto di avere liberato il territorio dalla camorra diventa un'opportunità di sviluppo, è chiaro che qualcosa agli occhi dei cittadini rischia di non funzionare, bene. E io credo quindi che, come è stato, qui rivendico anche il diritto a lamentarmi, diciamo. Avete sentito, no, le parole di Draghi, che ha detto negli ultimi 10 anni i trasferimenti nei confronti del Mezzogiorno si sono dimezzati.
stiamo parlando non solo di trasferimenti ordinari, ma di tutte le politiche di investimento, di sviluppo, di tutte le politiche industriali. Quindi è evidente che questo è qualcosa che non può essere accettato e dobbiamo levare forte la nostra voce di denuncia, facendolo in particolare da territori appunto che hanno dimostrato una volontà di riscatto e di liberazione. La seconda cosa che volevo dire, mi riallaccio, Paolo si è lamentato che insomma il suo libro non è stato sostenuto, diffuso come sarebbe stato giusto, sacrosanto. Io mi permetto di aggiungere una mia personale considerazione. Ercolano appunto è esempio di una strategia efficace, perché a Ercolano la camorra è stata sconfitta. Cioè, Ercolano era una città insanguinata, diciamo. Negli anni in cui io sono stato sindaco ci sono state decine e decine di morti ammazzati. Il racket, quando sono arrivato, a chiunque domandavi, nessuno ti diceva di pagare il racket, invece il racket lo pagavano tutti. Quindi ciò che è accaduto, quello che abbiamo messo in campo, ripeto, benché io devo dire, ovviamente capisco che Renato dal suo punto di vista debba sottolineare, fa parte della sua formazione, abbiamo visto a quale scuola si è formato, no? Diciamo debba un po' come dire, anche per un sentimento di modestia, di responsabilità, tende a un po' non enfatizzare il suo ruolo e la sua figura. Io invece penso che sia importante, no? L'esperienza di Ercolano, io dico, si è giocata su una parola: fiducia. Cioè, se i cittadini hanno fatto quello che hanno fatto perché hanno riavuto fiducia nelle istituzioni, hanno avuto fiducia nelle forze dell'ordine, nella magistratura e un po' anche nel sindaco. Quindi quando si sono convinti che non c'erano zone di ambiguità, quando era chiaro da che parte stavano le istituzioni e che perseguivano con determinazione l'obiettivo di contrastare la criminalità organizzata, hanno riacquistato la parola fiducia. E la fiducia è una cosa che bisogna sapersi conquistare. E quindi credo che da questo punto di vista il ruolo anche della leadership, diciamo così, cioè di chi ha compiti e responsabilità pubbliche, debba essere un ruolo coerente, diciamo, appunto, come ricordava Natale, il sindaco è la prima figura a cui i cittadini guardano e a cui fanno riferimento. Quindi da questo punto di vista io credo che sia importante sottolineare queste cose, ma lo dico non per per vanagloria, diciamo, di nessuno, francamente, lo dico per dire che questo libro, diciamo, io spero che venga utilizzato, cioè che venga da altri amministratori, dalle forze politiche. Per esempio, io spero mi è accaduto pochissimo di essere interpellato, di essere chiamato per raccontare queste storie, cioè per dire, scusate, quello che è stato fatto ad Ercolano possiamo provare a riprodurlo da altre parti. Se è stato fatto lì, perché non possiamo provare a riprodurlo in altre parti del territorio? Ma perché questo avvenga, occorre che siano le istituzioni, gli altri livelli istituzionali, i ministeri, insomma, le stesse forze dell'ordine. Io il libro l'ho scritto con l'allora comandante della tenenza dei carabinieri di Ercolano. Quindi c'è bisogno anche di una specifica formazione delle forze dell'ordine. Non è vero che quella strategia è una strategia, cioè un fondamento legato all'esperienza e alla conoscenza, una cosa che va studiata per poter essere messo a frutto. Quindi c'è anche un problema di formazione, c'è un problema di sensibilizzazione culturale
e come ricordava Paolo Vittorio, bisognerebbe parlarne costantemente nelle scuole. Perché sottolineo questo? Non così per una esigenza astratta, retrospettiva, perché noi, come ha ricordato anche Daniela De Crescenzo, tra le conseguenze della pandemia abbiamo il fatto che la pandemia crea delle praterie sconfinate per le mafie, perché le mafie hanno ciò che una parte fondamentale del tessuto economico non ha, cioè la liquidità dei soldi. E attraverso questa disponibilità di liquidità ingente e immediata, attraverso l'usura, che è un modo per entrare, attraverso in genere l'usura crea anche una singolare forma di dipendenza psicologica, una sorta di sindrome di Stoccolma che ti porta in una prima fase a vedere nel cravattaro anche quasi un benefattore. Quindi si crea, diciamo, una situazione molto complicata. Quindi noi dobbiamo agire adesso, sia sul piano delle politiche economico-sociali, ma veramente cercando di arrivare ai settori più fragili e più esposti nella crisi che stiamo vivendo della nostra società, in tutte le aree più popolari e del disagio, e nello stesso tempo dobbiamo costruire una capacità strategica e delle istituzioni, non solo quelle di contrasto, ma delle istituzioni intese come insieme di attività culturali e civili, associative, per poter fronteggiare quella che sarà, secondo me, una delle conseguenze più terribili, diciamo, insieme a quelle sanitarie, della pandemia che stiamo attraversando. Quindi parlare di queste cose, come abbiamo fatto stasera, è anche lanciare un monito in questo senso, dal mezzogiorno, appunto, per dire alziamo la guardia e predisponiamoci adesso e cerchiamo di dotarci della consapevolezza, della coscienza, della tensione, ma anche delle conoscenze che sono necessarie per impedire una nuova fase in forme rinnovate. Le mafie si chiamano, si usa la metafora della piovra proprio per questo, cioè nel senso che tu tagli i tentacoli, ma quelli poi si riformano, oppure sotto forme nuove, più attuali, ha sempre una sua capacità di riorganizzazione e di controllo. Quindi questo è un po' il senso della discussione, credo, che abbiamo voluto fare questa sera, prendendovi un'ora e mezza del vostro tempo, e spero che questo possa essere di stimolo. C'è un mondo associativo e giovanile molto sensibile e mobilitato, e spero che queste cose che abbiamo detto possano essere utili anche a loro per il loro impegno, per il loro impegno civile. E poi vi pregherei, diciamo, avete sentito per me molto toccante messaggio di Andrea Sannino, e io vi consiglierei di ascoltarla, quella canzone, che poi è diventato l'inno dell'associazione anti-racket di Ercolano, quando io sono stato anche poi presidente negli anni dopo la funzione di sindaco. Si chiama Per l'età che tengo, e la trovate su YouTube, e credo che sia una bella bandiera per l'arte e la cultura, perché quello era a lui. Allora era un ragazzino, diciamo, neanche, insomma, muoveva i primi passi, e sentì di interpretare, diciamo, con un prodotto artistico, con una sua creazione artistica e musicale, di interpretare il sentiment, come si dice, cioè il cambiamento, il sentimento di cambiamento che stava maturando nella sua città e nella sua comunità. E quindi è anche un modo, in questo momento, per dire anche al mondo dell'arte e della cultura, che soffre drammaticamente, che dovremo ritrovarci per aprire di nuovo una prospettiva e un futuro alle nuove generazioni del mezzogiorno del paese. Io mi fermo qui. Grazie Nino, grazie Renato.
tal proposito di dare valore a questa cosa, l'iniziativa anche che promuove queste iniziative è un progetto Basta, proprio, che vuole dare spazio al talento e l'espressione, anche organizzando degli eventi in tutta Italia fisici, dove artisti possono dare il loro contributo e la loro espressione, quindi creare degli spazi apposta per questo. Concluderei con un video che è sempre di Ercolano, e poi se Bruno ha qualcos'altro da aggiungere, se no salutiamo e ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito. Oggi quelle saracinesche si sono abbassate sul passato e tra un po' si alzeranno, e si alzeranno dopo questa giornata lungo una nuova possibilità di futuro, di un futuro diverso di questa città, di un futuro che oggi, come hanno dimostrato i 42 testimoni pazienza, la città vuole riprendersi, il suo popolo vuole riprendersi nelle sue mani, con alla guida le persone che vogliono lavorare per la legalità, la trasparenza, il progresso civile e la nuova dignità. Dove un attimo, sentite? Sì, Bruno. Mi senti? Sì. Ah no, mi sono perso perché c'è stato un abbassamento di rete, di internet, da problemi collegamento, quindi mi sono spostato fuori dal bar e sto in macchina, dove probabilmente una vita migliore. Quindi non ho potuto seguire le ultime battute, ho visto adesso il video di un Nino Daniele arringante. Comunque volevo dire facendo una conclusione, in realtà Mimmo Novello era solo, ma anche i sindaci poi in realtà sono soli, perché Renato ha puntato il problema grosso, anche Nino, sul fatto che noi promettiamo, però poi facciamo realizzare tutto quello che ti aspetta, perché per esempio Castel Volturno è in una situazione di infrastrutture penosa, strade sestate, manutenzione zero, quindi proprio è quello, secondo me, è che diceva Renato Natale, ci vorrebbe un Marshall per tutta l'Italia, per rimettere in moto le attività produttive, per fare manutenzione delle strade, per fare manutenzione di tutto, dei fabbricati, parlo delle scuole che non sono antisismiche, parlava di scuole che non rispettano le normative. E questo è il serio grande problema, un piano Marshall per rilanciare il nostro paese dopo la guerra. Che dici, Nino? Renato? Sì, sì, c'è esattamente quello che io e Renato abbiamo sostenuto nel nostro precedente intervento, che credo sia il senso effettivo di questo incontro. Cioè, noi dobbiamo sollecitare le istituzioni ad aprire un tempo in cui si possa passare dalla liberazione, dal riscatto alla ricostruzione, un nuovo piano. Ma io nel libro lo chiamo un piano Marshall, in particolare nel Mezzogiorno, per la cultura, la ricerca, la formazione, l'istruzione. Direi che la formazione forse è il tema più importante. E lo vedo dal fatto che in questi 10 anni, dal Mezzogiorno, come ci hanno detto i dati di poche ore fa, sono andati via 2 milioni di giovani, in particolare 2 milioni, tra questi 2 milioni di giovani che sono andati via, la gran parte erano giovani diplomati e laureati, cioè quindi una parte del nostro cervello, della nostra intelligenza è stata costretta ad andarsene via, e noi siamo drammaticamente impoveriti da questo punto di vista. Quindi il senso di questo, diciamo,
questo pomeriggio, di questo urlo di forza e di prospettiva che abbiamo voluto lanciare, partendo da storie così diverse, ma comunque storie di lotta, di vita, di coraggio, di dignità e di orgoglio anche meridionale. Vogliamo dire che tutta l'Italia deve muoversi ora veramente come è stato nei momenti più alti della propria storia, diciamo. Quindi la parola resistenza, la parola risorgimento, ecco, sono parole che dobbiamo sapere riempire adesso dello stesso significato, degli stessi valori e della stessa concordia di queste pagine alte in cui siamo stati, abbiamo dimostrato di essere un grande paese. Bene, penso che su queste parole di Nino, anche visto l'orario che si è prolungato molto oltre le più rosee previsioni, possiamo chiudere questo incontro interessantissimo. Ringrazio tutti gli intervenuti, mi dispiace se Daniela non è riuscita a intervenire in diretta, però il suo contributo è stato anche presente nel nostro video. Ciao Paolo Vittoria per il intervento. Maria Gabriella, come al solito, non abbiamo il tempo per leggere tutte le letture che avevamo pensato. Renato, grazie per essere venuto. Paolo, ciao Pasquale, Luigi, non ti vedo più, dove sei? Vicino a me. Lino Vairetti saluta tutti quanti, è stato molto felice di essere presente. Ospite in attesa. Io, Bruno, se permetti, io vorrei concludere da dove tu hai iniziato. Sì. Per dire che io sono molto sfiduciato. Vorrei concludere con quell'albero storto, che è il segno. Renato, quando hanno abbattuto l'insegna del Federico del Prete, il mercato, eccetera, l'ha rimessa. Quell'albero di ulivo per Mimmo Doviello è rimasto storto. Allora le saracinesche che Nino diceva si alzeranno a Castelvolturno, erano abbassate i giorni del funerale di Mimmo Noviello e sono rimaste abbassate. Allora c'è bisogno anche di chi lo grida forte questo. Se invece Paolo, c'è la suefazione, e voglio dire, Villa Literno, Renato, con Jerry Masol, no, la questione degli immigrati, ma è mezzo secolo che noi, e invece noi Castelvolturno l'abbiamo trasformato nel ghetto, in un pezzo di Africa e d'Italia, e qual è la politica? Mi fermo qua. Va bene. Beh, allora grazie a tutti per essere venuti. Dovremmo farne un altro ancora di questo incontro. Ciao a tutti, ciao Mirko, ciao Maria Gabriella, ciao Paolo, ciao alla prossima. Alla prossima, ciao Nino.